dal mese nel 2015, proprio poco dopo la mia prima elezione a sindaco, e sono arrivati circa 40 ragazzi dall'area dell'Africa subsahariana che furono ospitati in una casa di vacanze legata ad una proprietà di un ente religioso che non era utilizzata da anni, anzi è sempre stata molto poco utilizzata e che era stata messa senza che noi in qualche modo lo sapessimo a disposizione di una cooperativa che aveva partecipato ai bandi della prefettura proprio in quegli anni in cui c'era una grande emergenza legata all'immigrazione dall'Africa e arrivavano tantissimi ragazzi. Abbiamo visto questo fatto come una grande opportunità, un'opportunità veramente di fare qualcosa per chi aveva bisogno e che finora avevamo visto soltanto nei telegiornali durante gli sbarchi a Lampedusa e in altre aree del sud Italia. Siamo forse stati tra i primi e pochi che inizialmente, tutto subito, abbiamo cercato di attivare un accordo tra prefettura, cooperativa che gestiva questo progetto di accoglienza e comune. Scritto nero su bianco ovviamente un accordo di programma che ci ha consentito con copertura assicurativa pagata dal comune di far lavorare i ragazzi in maniera del tutto volontaria, quindi partecipavano coloro che lo volevano fare, lavorare per il comune, per la comunità, ovviamente per piccoli lavori di manutenzione, di pulizia, e questo è stato molto importante. È stato molto importante perché ci ha legato tantissimo da un punto di vista umano, e chi aveva qualcosa da dire ha visto che i ragazzi si davano da fare per fare qualcosa di restituzione, diciamo, dell'ospitalità. Hanno così imparato a stare insieme, collaborare, imparare l'italiano, perché ovviamente lavorando insieme erano molto più incentivati anche i nostri operai, con altri volontari a imparare la lingua. Insomma, nel giro di qualche anno questi ragazzi sono diventati nostri figli, nostri amici, nostri fratelli. Alcuni sono andati via, non tutti ovviamente li abbiamo conosciuti in questo modo, ma direi 20-30 ragazzi sono diventati parte veramente del nostro mondo. Uno di questi ragazzi, quando ha finito il suo percorso, non sapeva dove andare, è stato a casa mia. Siamo andati anche con loro a partecipare a dei congressi. Ad esempio, mi ricordo io con Mamadou siamo andati dunque era Gioiosa Ionica. Gioiosa Ionica c'era un convegno proprio sull'immigrazione e noi abbiamo portato la nostra positiva esperienza. I ragazzi ci hanno dato tanto perché hanno veramente restituito in termini di lavori socialmente utili moltissimo e tanti hanno trovato lavoro. Quasi tutti questi hanno fatto il loro percorso scolastico e hanno preso la terza media. E quindi direi un'esperienza molto positiva che dimostra che effettivamente ci vuole anche poco, mettendo l'uomo al centro e pensando appunto che siamo tutti fratelli, è inutile dire altro. E questa è la sostanza, le cose si possono fare benissimo con ampia soddisfazione di tutti, senza veramente nessunissimo problema. E l'ultima cosa che vi posso dire è che chiude il cerchio di un destino che secondo me è voluto, è capitato e quindi doveva succedere, e che di recente abbiamo partecipato ad un bando con una ONG che si chiama Altri Mondi e l'abbiamo vinto ed è una collaborazione con un paese dell'Africa subsahariana, la Guinea Conakry, da cui arrivavano tanti di questi ragazzi che sono arrivati dal mese, e una collaborazione con un paese che è nella foresta, nella zona forestale della Guinea, che si chiama Yende Milimu, ed è un progetto legato alla produzione di riso là in Africa e di appunto relazione, rapporto e solidarietà e interazione con un comune
italiano che siamo noi. E quindi vedete che il destino ci ha portato in tutti i modi a dover collaborare con questa area del mondo, diventarne così amici e fratelli, ed è una grande soddisfazione. Siamo molto contenti di quello che è successo, è stato fatto e abbiamo conosciuto amici nuovi che ci porteremo sempre nel cuore.